Con 49 punti i contradaioli rosso-azzurri si sono aggiudicati il Palio delle Contrade 2018. L'evento, giunto alla quinta edizione, quest'anno ha avuto come novità assoluta lo spostamento di località dalla pineta del Ponte Metauro alla suggestiva Rocca Malatestiana, la fortezza storica eretta nel XV secolo come difesa militare per volere di Sigismondo Malatesta. Dopo tre giornate di spettacoli e giochi, alcuni dei quali spostati nel fossato a causa del maltempo che ha reso inagibile l'area denominata Cassero di Malatesta, è stata proclamata la contrada vincitrice, che riunisce le frazioni di Rosciano, Montegiove, San Cesario, Magliano, Cuccurano, Falcinito e Bellocchi. Vescovado ha superato di 5 punti San Francesco, al terzo posto si è piazzata Castel dei Mammoli con 41 punti, comunque premiata per la miglior disfida dei cortei, mentre al quarto posto si è classificata Portanova con 34 punti, premiato anche il miglior arciere, Paolo Birri. Nonostante alcune iniziative siano state annullate per la pioggia, i migliaia hanno partecipato alle tre giornate dedicate alla manifestazione che ha fatto fare alla città un vero tuffo nel passato. Dalla ricostruzione di un cimitero medievale, agli accampamenti e agli antichi mestieri, da rievocatori dell'epoca alle bevande tipiche del tempo, come l'idromele, il sidro e l'ippocrasso. Inoltre, il piano superiore della Rocca è stato teatro di diverse mostre sulla storia della fortezza, sul pellegrinaggio alla Madonna del Ponte, una organizzata dall'Archeo Club e una sulle armi di tortura realizzate dagli studenti dell'Istituto d'Arte Apolloni. Coinvolgenti anche le varie dimostrazioni come quella del falconiere, i combattimenti, le danze, gli spettacoli col fuoco e il suggestivo assedio alla Rocca che ha concluso l'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia. Sì, da quello che stiamo vedendo la gente gradisce, è chiaro che ci sono dei problemi, sono stati dei problemi perché il tempo non è stato della nostra, quindi abbiamo dovuto annullare diversi eventi tipo la corsa dei cavalli perché comunque non c'erano i margini di sicurezza e quindi è più importante il benessere dei fantini e dei cavalieri, quindi abbiamo annullato quello. Nonostante tutto siamo riusciti a rimediare e andiamo avanti, però siamo soddisfatti, dobbiamo ringraziare tanti diversi sponsor che ci hanno aiutato, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, la regione Marche che comunque ha sostenuto questo evento e dobbiamo ringraziare i 150 soci che da un anno si approdicano per portare avanti il Palio delle Contrade. Siamo entrati in città, quindi e venire qui alla Rocca non perché la pineta fosse da meno, perché la pineta è la nostra seconda casa, perché per una settimana diventava proprio casa nostra, la Rocca però ci sentiamo proprio a casa, cioè l'ambientazione è la nostra, quindi la soddisfazione di tanta gente che in questi giorni, anche col tempo così, è venuta a trovarci e a visitarci, e per noi è un onore. La città dunque vive con trasporto e passione questo evento sempre più curato dagli organizzatori, ma conclusa questa edizione è già partita alla ricerca degli stemmi dei quartieri. Verranno tuttavia mantenuti i colori usati in precedenza, mentre i simboli saranno ricercati e corretti in modo tale da essere sempre più in linea con la reale ricostruzione della Fano medievale.